Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Io come attività svolgo la consulente del lavoro e ho ricoperto la carica di presidente per 4 mandati fino a 2 anni fa, quando appunto la mia carriera è andata oltre e quindi sono stata nominata a livello nazionale, quindi rappresento la mia categoria a livello nazionale a Roma con l'incarico di tesoriere. All'interno della mia professione l'essere donna è un valore aggiunto, perché noi sappiamo che la donna all'interno di questa categoria professionale è quella che riesce a meglio intermediare tra il datore di lavoro e il lavoratore, che è quello che poi il mio lavoro effettivamente va svolto. Quindi saper intercettare quali sono le necessità del datore di lavoro, ma anche quelle del lavoratore. Quindi riuscire a ricollocare anche dei lavoratori per noi è molto importante. E questo, nella mia professionalità, nell'essere anche donna, riesco a dare quella sensibilità e quella fragilità che a volte il lavoratore dimostra, e invece inserirlo in quei posti di lavoro in cui è necessario essere specializzati ed avere un'alta qualifica. La figura della donna nel mio ambito lavorativo devo dire che è sempre vista inizialmente con un po' di perplessità, però con l'andare del tempo invece il cliente si fidelizza e riesce anche a capire quello che il valore aggiunto che la donna può dare in più nella nostra professione, che è appunto quello di saper ascoltare ambo le parti, e quindi questo è il nostro valore aggiunto all'interno della nostra professione.